Buonasera a tutti. Nel video tutorial di oggi vi voglio descrivere questo bellissimo pizzo, molto, molto elegante, molto, molto leggero, adatto alla realizzazione di sciarpe estive, scialli o anche sciarpe invernali se lo volete realizzare con filati pesanti, ma è più adatto alla realizzazione col cotone. È completamente reversibile, quindi va benissimo anche per delle stole. O anche nel campo dell'arredamento, perché potete realizzare delle tendine o delle tovaglie, e si chiama pizza, occhielli e triangoli, il che è molto facile da spiegare perché basta guardare come è composto. Ci sono questi grandi fori sovrastati o attorniati da triangoli. Allora, la sua realizzazione è molto semplice, nonostante sembri particolarmente elaborato. Si articola solamente su tre ferri, più io consiglio di fare un ferro di preparazione e vi spiego come farlo, perché se no la prima serie di occhielli vi verrà sempre molto ristretta. E, il numero di maglie su cui si articola è un numero di maglie multiple di 4, a cui ne vanno aggiunte altre 4. In pratica sarebbe sempre un multiplo di 4, però dobbiamo ricordarci che il multiplo di 4 serve per il modulo. E le quattro maglie aggiuntive servono per il bordo. Allora, ve lo faccio rivedere bene. Guardate che bello che è. Sembra lavorato all'uncinetto, anche se in realtà sono lavorato ai ferri. Vi dimostro che è completamente reversibile e vi spiego come realizzarlo. Allora, io ho montato 16 maglie e vi dicevo, cominciamo con un ferro di preparazione composto da due diritti, e poi sino alle ultime due maglie, quindi le ultime due maglie escluse da questo ragionamento, dobbiamo fare, che poi considerate questo costituirà anche il terzo ferro, dobbiamo fare un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto e proseguire così sino alle ultime due maglie. Un gettato e un diritto, 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 ancora qualche volta, un gettato e un diritto, l'ultima volta, un gettato e un diritto, e le ultime due maglie invece le lavoro semplicemente a diritto, una e due. Ora, nel primo ferro, come vado a lavorare? Lavoro due maglie a diritto. No, scusatemi, due maglie a rovescio. E scusatemi anche per il fatto che ho urtato la videocamera. Due maglie a rovescio. Questo è il primo ferro. Poi un gettato che mi predisponga al rovescio, quindi portando il filo davanti, e passo 4 maglie e disfando i gettati in questo modo, così da ottenere delle maglie allungate. Le riprendo col ferro di sinistra in maniera tale da poterle lavorare tutte e quattro assieme a rovescio. E questo lo ripeto sino alle ultime due maglie, e quindi di nuovo un gettato, cioè passo 4 maglie lasciando cadere i gettati successivi, 2, 3, 4, le posso anche riportare sul ferro di sinistra e da qui riprenderle e lavorarle tutte e quattro insieme a rovescio. Nuovamente un gettato,
passo le quattro maglie disfando i gettati che le seguono, le riafferro col ferro di sinistra, andando dietro col ferro di sinistra per abbreviare il lavoro, in modo tale da essere pronti a lavorarle tutte e quattro assieme a rovescio. E poi concludo con due rovesci. Nel secondo ferro lavoro in questo modo, due diritti. Considerate che il margine è formato da maglie lavorate a diritto, alternate a maglie a rovescio, quindi avete dei tratti a legaccio. Allora, abbiamo detto, secondo ferro, due diritti. Poi un modulo da ripetere sino alla fine del ferro, o perlomeno sino alle ultime due maglie, che è composto da un diritto. E poi su questo ampio gettato facciamo un diritto, un rovescio e un diritto, tutto su un unico gettato. E di nuovo un diritto. Sul gettato realizziamo tre nuove maglie, lavorando un diritto, un rovescio e un diritto. Nuovamente un diritto e sul gettato facciamo tre nuove maglie, lavorando un diritto, un rovescio e un diritto. Concludiamo il ferro con le due maglie del bordo che lavoriamo a diritto. Ok, abbiamo già composto gli occhielli e il terzo ferro è identico al ferro di preparazione e quindi si lavora con due diritti e poi sino alle ultime due maglie un gettato e un diritto, 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 e continuo così sino a che non mi rimarranno solo due maglie sul ferro. Un gettato e un diritto, un gettato e un diritto. Le ultime due maglie a diritto. E riprendo dal primo ferro. Oddio, aspettate, mi stava cadendo il ferro. Qui abbiamo già creato il nostro modulo. E riprendo dal primo ferro. E come vedremo, riprendendo dal primo ferro, visto che ne stiamo lavorando solo tre, il lavoro slitta. Adesso ve lo faccio vedere per brevità, cioè in breve, non per brevità, scusatemi. Allora, riprendiamo quindi dal primo ferro, dopo aver lavorato il terzo, e il primo ferro, come abbiamo visto, è composto da due maglie a rovescio, un gettato, e poi è da un modulo composto da un gettato, da quattro maglie passate disfando i gettati che le seguono, ripescandole col ferro di sinistra e lavorandole tutte e quattro assieme a rovescio. Nuovamente un gettato e disfo quattro maglie facendo cadere i gettati, passo quattro maglie facendo cadere i gettati. Le riprendo col ferro di sinistra e le lavoro tutte e quattro insieme a rovescio. E di nuovo un gettato, passo quattro maglie facendo cadere i gettati che le seguono, le riprendo col ferro di sinistra e le lavoro insieme a rovescio.
e poi 2 maglie a rovescio. Nel secondo ferro lavoro, come abbiamo visto, 2 diritti, poi il modulo composto da un diritto e sul gettato 3 maglie nuove facendo un diritto, un rovescio e un diritto. Nuovamente un diritto e sul gettato un diritto, un rovescio e un diritto. Nuovamente un diritto e poi 3 maglie sul gettato facendo un diritto, un gettato e un rovescio, scusatemi, e un diritto. E concludo con 2 diritti. Ora il quarto, il primo, dovremo, vedete che si è creata una sorta di simmetria, perché qui il foro è vicino al bordo e il foro è vicino al bordo qui, mentre qui c'è più vicino il ventaglietto e anche qui c'è più vicino il ventaglietto. E il primo dovremmo riniziare dal primo ferro, quindi di nuovo 2 diritti e poi un gettato e un diritto, un gettato e un diritto, un gettato e un diritto. Quando arriverete all'ultimo ferro non dovrete fare questo lavoro, un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, un diritto. L'ultimo ferro prima della chiusura lo lavorate senza fare i gettati, quindi tutto a diritto, ok? Solo l'ultimo ferro prima della chiusura, quando il vostro lavoro, che potrà essere anche una coperta matrimoniale, sarà giunto al termine. Ecco, questo è un preavviso che vi do, ma potrete comunque farlo con un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, ricordandovi sempre, prima di chiudere le maglie, di disfare i gettati. E niente, il punto è tutto qui. Come abbiamo visto, è un punto veloce, con un risultato molto gradevole, molto elegante, adatto a tutti gli usi che vorrete, dall'abbigliamento all'arredamento. Ora io ringrazio chi ha seguito anche questo nuovo video tutorial, chi capita oggi qui per la prima volta e si vuole iscrivere è il benvenuto. Mi raccomando, attivate la notifica, l'icona con la campanella per le notifiche, così resterete sempre aggiornati sui nuovi video in pubblicazione. Ce ne saranno tantissimi, ve l'assicuro. E ringrazio veramente di cuore tutti quanti e vi auguro una splendida serata e tanta tanta gioia a tutti. Ciao!